Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni sul territorio. Ci troviamo nella sala consigliare del Comune di Borgo Valbelluna e abbiamo il piacere di incontrare il sindaco Stefano Cesa. Bentrovato sindaco. Buonasera, buonasera Luisa, buonasera a tutti i telespettatori e benvenuti in questa che è una delle sale più belle e di uno dei municipi più belli della Valbelluna. Grazie sindaco per il tempo che ci dedica. Partiamo subito perché i temi da affrontare sono tanti. Tra le emergenze ovviamente non possiamo non partire parlando di quanto sta accadendo purtroppo di drammatico in Ucraina e di riflesso quindi anche che cosa si sta facendo sul territorio per cercare di aiutare la popolazione che fugge da questa guerra terribile. Sì, fin dall'inizio dello scoppio di questa drammatica e incredibile guerra ci siamo attivati subito come comune e siamo uno dei comuni assieme al comune di Feltre e al comune di Belluno che si sono resi disponibili fin dall'inizio con anche degli alloggi emergenziali. Siamo partiti con una riunione che coinvolgeva tutte le persone di origine ucraina residenti nel nostro territorio per capire un attimo quali erano i numeri delle persone, dei loro parenti, dei loro amici che avevano l'intenzione di arrivare qui nel comune di Borgo Valbelluna. Allo stato attuale abbiamo circa una sessantina di persone presenti, suddivisi in circa 25 nuclei, in genere sono mamme con bambini e ragazzi a seguito e la maggior parte di loro hanno trovato ospitalità all'interno di famiglie private, quindi con il supporto di parenti, con il supporto di amici. Abbiamo aperto anche la struttura dell'ostello di Nate grazie alla collaborazione che abbiamo con gli scout. L'ostello è di nostra proprietà, ma grazie alla loro gestione siamo riusciti in qualche modo a collocare 3 nuclei per un totale di 7 persone ed è in qualche modo una struttura che è disponibile anche per altre situazioni di prossimi arrivi. Abbiamo creato una cabina di regia a livello comunale dove devo ringraziare la presenza di tutte le parrocchie del comune di Borgo Valbelluna, del gruppo Caritas, dei due Hauser, quello di Lentiai e quello di Mel e del gruppo Scout e del gruppo Insieme si può e attraverso questo gruppo di questa cabina di regia stiamo in qualche modo organizzando e coordinando tutte quelle che sono le prime necessità di questi nuclei che sono arrivati. Certo, dobbiamo dire sindaco comunque che ancora una volta la macchina della solidarietà insomma si è messa in moto fin da subito proprio. Sì, una grandissima sensibilità da parte di tutti i nostri cittadini, abbiamo attivato un conto corrente per chi volesse in qualche modo fare una donazione, conto corrente comunale dedicato unicamente per questi nuclei familiari che arriveranno nel comune di Borgo Valbelluna e attraverso il gruppo Insieme si può abbiamo la possibilità di gestire le emergenze legate al vestiario. Devo ringraziare tutti per questa grande sensibilità e soprattutto a coloro che mi danno un aiuto nel coordinare questo, in primis l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Borgo Valbelluna. Senta sindaco, cambiamo tema, parliamo adesso di un argomento di cui si discute molto ovviamente all'interno del territorio che anima così anche quelli che sono i vari gruppi che sono attivi sul suo comune, mi riferisco al progetto che riguarda le consulte frazionali. Su questo fronte è imminente la scadenza per le prime votazioni. Certo. È una cosa che è partita nel un progetto che era nato nel momento in cui abbiamo deciso di fare il comune unico dalla fusione dei 3 comuni Lentiai, Mel e Trecchiana, dove volevamo a tutti i costi avere un organismo di partecipazione più diretto che potesse in qualche modo accorciare la distanza tra la cittadinanza e l'amministrazione comunale. Ecco quindi il senso di queste consulte frazionali che va in qualche modo a ripercorrere quelle che sono le frazioni e a ripristinare quello che è la figura del capofrazione. Allora sono stati fatti tutta una serie di passaggi anche molto lunghi e molto impegnativi che hanno visto coinvolto tutte le parti politiche che sono presenti all'interno del Consiglio Comunale. Abbiamo fatto un paio di passaggi, uno per l'adozione e uno per l'approvazione. Tutta la documentazione, il regolamento che istituisce le consulte frazionali e anche le perimetrazioni sono stati pubblicati e è stata data la possibilità
possibilità ai cittadini in qualche modo di esprimersi con delle osservazioni o con comunque delle richieste di modifica, e a un certo punto è arrivata l'ora anche di indire le elezioni. Volevamo, a dire il vero, farle durante il periodo autunnale, però purtroppo per la pandemia e anche per non correre rischi di carattere sanitario abbiamo preferito aspettare il termine di questo periodo, che adesso con la fine di marzo sembrerebbe in qualche modo attenuare un po' tutte quelle che sono le norme di carattere sanitario. Ed ecco quindi che la prima domenica di aprile, domenica 3 aprile, dalle ore 10 alle ore 16 ci saranno le prime lezioni delle consulte frazionali. Per consulta frazionale si intende o la frazione o l'insieme di più frazioni. Abbiamo lasciato la possibilità ai territori di in qualche modo decidere. Da 50 frazioni siamo passati a 43 consulte frazionali e devo dire che c'è stata una grande manifestazione, in quanto di queste 43 consulte frazionali quasi tutte tranne 3 hanno uno o più candidati che hanno reso la propria candidatura per l'elezione a presidente della consulta frazionale, ovvero capofrazione. Ma e poi concretamente il capofrazione, ecco, parlando anche in parole semplici, spicciole, per far capire la quotidianità, sindaco, che cosa andranno a fare? Deve essere in qualche modo un punto di coniugazione tra le tante attività che vengono svolte dall'amministrazione comunale e che difficilmente riusciamo a farle penetrare all'interno del territorio e comunicarle all'interno dei nostri cittadini, anche quelli che possono essere delle opportunità, e dall'altra parte riuscire in qualche modo a intercettare quelli che sono i bisogni veri di una collettività, quale può essere quella di una frazione, quella di una borgata, eccetera, ed esprimerli all'amministrazione comunale. Il sindaco e gli assessori hanno i loro orari di ricevimento, però purtroppo capita che nel 95% dei casi coloro che si riferiscono, quei cittadini che vengono a ricevimento, vengono per questioni loro personali ed individuali. Noi abbiamo bisogno di avere delle persone che abbiano una visione più a 360 gradi, che sappiano in qualche modo interpretare i bisogni di una collettività e far emergere questi, perché insieme possiamo in qualche modo affrontarli e soprattutto possiamo valorizzare quello che è un bene comune, il bene delle nostre comunità e il fatto di star bene e vivere bene all'interno dei nostri contesti frazionali. Senta sindaco, andiamo un po' veloci perché ho ancora una lista lunga di domande da farle. Dietro di lei vediamo le immagini delle bandiere dei tre ex municipi, Lentiai, Mel e Trichiana, però c'è un lavoro da tempo ormai anche per dare un'identità dal punto di vista proprio dell'immagine del nuovo comune di Borgo Valbelluna. Anche questo passaggio, quello delle consulte frazionali, ma anche quello della definizione dello stemma, è uno dei tanti passaggi che avevamo in qualche modo pianificato per riuscire a creare l'identità della nuova comunità, del nuovo comune di Borgo Valbelluna. Si è conclusa la parte della commissione che è stata individuata da parte della giunta comunale, che su un concorso aperto a tutti quanti e tutto quanto coloro che volevano in qualche modo esprimersi, e ne sono arrivati un sacco di elaborati, oltre la cinquantina, hanno scelto tre stemmi che in qualche modo potevano in qualche modo rispecchiare quelli che erano gli obiettivi del bando e rispecchiare quelle che sono le identità della nostra comunità e anche quello che è stato il percorso di fusione e della creazione del nuovo comune di Borgo Valbelluna attraverso la fusione di tre comuni. Adesso si passerà a presentare questi tre stemmi, che sono stati individuati da una commissione di carattere tecnico, all'intera popolazione, la quale anche questa potrà esprimersi, e poi verranno sommati i voti della popolazione e i voti della commissione e verrà scelto quello che sarà lo stemma che da qua in avanti identificherà in maniera univoca il comune di Borgo Valbelluna, e assieme a questo ci saranno anche i colori del gonfalone. Fra le iniziative comunque volte a dare così un'immagine unita, oltre ovviamente a quella dello stemma, guardando proprio le progettualità, c'è stata di recente proprio l'inaugurazione della mostra dedicata al CIMA. Esattamente, anche la mostra legata al CIMA e anche tutte le grandissime iniziative di carattere culturale che vengono svolte all'interno del comune hanno la stessa finalità, quella di creare l'identità della nuova comunità di Borgo Valbelluna. E perché il CIMA? Perché il CIMA, un paio d'anni fa, quando avevamo in qualche modo ideato questa iniziativa assieme a tante associazioni di volontariato, ma in particolare assieme all'associazione Art Dolomites, ricorrevano i 160 anni l'anniversario della nascita. È importante in qualche modo rivisitare questa figura, perché ha sempre avuto un grande amore e una grande passione
passione per il proprio territorio. Ricordiamoci che era originario della frazione di Villa di Villa e il maestro d'arte Cima ha in qualche modo avuto delle grandi dote che sono state apprezzate da tanti altri suoi pittori successivi e che hanno in qualche modo usufruito del suo insegnamento, ma soprattutto ha saputo valorizzare non soltanto la bellezza del nostro territorio ma anche la creatività della nostra gente. Ecco quindi due punti focali sulla quale noi vogliamo creare l'identità di questa nuova comunità: la bellezza nel contesto in cui viviamo, fatto della natura, del territorio che ci circonda, ma fatto anche dalla creatività, cioè dalla bellezza interiore, intellettiva della nostra gente che ha sempre saputo manifestarsi in tante occasioni. Fra i tanti temi da toccare, fra i tanti temi ovviamente al centro dell'attenzione, Sindaco, anche il tema dei lavori pubblici. Qui, insomma, all'interno di un comune le iniziative e le progettualità non mancano mai su questo fronte. Beh, con l'inizio della primavera abbiamo avuto la possibilità di in qualche modo di apprezzare l'avvio di diversi cantieri che erano stati pianificati magari l'anno precedente, ma che con tutta la lungaggine di carattere amministrativo possono iniziare in questo periodo primaverile. In particolare mi riferisco a due importanti interventi di messa in sicurezza del territorio. Parlo della zona bassa di Lentiai, in particolare le località di Villa Piana e di Ronchena, con l'inizio di due opere molto importanti dal valore complessivo di 1.800.000 euro. La prima è il primo intervento, si tratta di costruzione di una briglia a monte dell'abitato di Ronchena che ha lo scopo di fermare tutto il materiale solido che durante i vari eventi meteorologici scivolano verso valle, e la seconda è l'adeguamento della sezione di scorrimento a valle del canale delle Molade. Anche questo è un intervento molto importante. I due messi assieme vanno in qualche modo a ridurre il rischio di allagamento delle due frazioni che purtroppo a fine del 2020 abbiamo visto che è capitato un evento particolarmente impattante per la comunità locale. Un altro intervento molto importante che partirà a ridosso della Pasqua, si tratta della sistemazione della strada che porta al castello di Zumelle dalla parte di Valmaorra, dove anche in questo caso con dei finanziamenti ricevuti da parte dello Stato possiamo andare a fare un intervento di messa in sicurezza del territorio e riusciamo ad adeguare gran parte della carreggiata e della strada che porta da Carve verso il castello di Zumelle e in qualche modo renderla transitabile almeno in parte per le corriere. Ecco, questi sono solo due che vengono citati in questo momento, ma poi ovviamente ci sono sempre tante altre attività, tanti altri piccoli cantieri in corso, e di questo, Sindaco, torneremo a parlare. Forse un po' di amarezza c'è, inevitabile che sia così, Sindaco, anche per gli esiti di quel bando dedicato comunque al rilancio dei territori a rischio spopolamento, sappiamo collegato ai fondi del PNRR. Borgo Valbelluna con Mel era una delle tre candidature per la provincia di Belluno, ma purtroppo non è andata. Sì, sicuramente tanta amarezza, devo però fare un ragionamento un po' più ampio, in quanto in questi primi tre mesi l'amministrazione comunale è stata fortemente impegnata in tutta una serie di progetti di candidature nell'ambito del PNRR. Abbiamo ad esempio lavorato molto sull'ambito dell'ambito scolastico, dove ci sono iniziative di carattere di ammodernamento e adeguamento di alcune strutture scolastiche, penso ad esempio alla scuola materna di Trichiana, al rifacimento completo della palestra di Trichiana, ma anche alla costruzione di una nuova struttura per asilo nido dedicato alla fascia di età 0-3 anni nella frazione di Villa di Villa, questo per creare maggiori servizi rispetto a quelli che abbiamo adesso. Sicuramente grande amarezza c'è stata per quanto riguarda la bocciatura verso la fase finale della nostra candidatura come centro storico di Mel a uno dei borghi
a rischio di spopolamento, in quanto avevamo tutte le carte assolutamente in regola. Da una prima selezione di 41 borghi siamo stati selezionati in 9, e qui Borgo Valbelluna era presente. In questi 9 sono stati selezionati in 4, e anche in questo caso Borgo Valbelluna era presente, assieme a Cibiana, assieme a Sarmede e assieme a quello che è stato il comune vincitore, Recuaro Terme. Il giudizio da parte della Commissione e anche da parte, ripreso poi dalla Giunta regionale, è stato sicuramente un giudizio ottimo. Io mi auguro che questo però sia soltanto l'inizio di un progetto molto ambizioso che vede, che lo vede focalizzato su due palazzi storici e molto prestigiosi del centro storico di Mel, Palazzo Guarnieri e Palazzo Macarini, detto anche Palazzo Bonesso, e che vuole in qualche modo, proprio come dice anche il titolo del progetto, Mel una giovane rinascita, partire dall'alta formazione, partire dai giovani, investire sui giovani e investire soprattutto su un progetto di formazione di alta qualità all'interno di un contesto di grande pregio dal punto di vista storico, dal punto di vista artistico, dal punto di vista naturalistico, come è il territorio che ci circonda. Quindi non ci si ferma, ma comunque mai con lo studio, con l'intraprendenza, con il desiderio appunto di operare per far così ulteriormente rifiorire quella che è la realtà di riferimento. Esattamente, bisogna, visto che ci crediamo a questo progetto, partire da qua e cercare altre strade per poter trovare i fondi necessari per l'acquisto di palazzi, per la ristrutturazione dei palazzi, e abbiamo già una serie di partner molto qualificati che avrebbero già in qualche modo aderito al progetto di alta formazione. Ovviamente dobbiamo riuscire a fare la prima fase di startup e trovare anche delle risorse necessarie per l'acquisto e la ristrutturazione di palazzi. Sindaco, allora noi le auguriamo naturalmente buon lavoro a lei e a tutto il suo staff, grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato e ci ritroveremo presto proprio per raccontare ancora le tante altre iniziative che caratterizzano Borgo Valbelluna. Grazie a tutti i telespettatori e un arrivederci a Borgo Valbelluna. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci!